qualcosa che proietta la secolare tradizione di Ceccano, paese della ciociaria arroccato su una collina, nel futuro. Tutto si deve alla dedizione, alla costanza e all'amore di uno scienziato, l'astrofisico Gianluca Masi. È stato lui, nell'agosto 2006, a creare il Virtual Telescope, un'invenzione che ha portato questo territorio ai vertici della scienza internazionale. Così da 13 anni sciami di meteore, asteroidi che sfrecciano vicini alla Terra, spettacolari eclissi diventano eventi alla portata di tutti. Curiosare in tempo reale con i telescopi quello che accade nel cielo, con un commento che racconta esattamente ciò che accade, quindi non si è lasciati allo sbaraglio nell'universo. Questo progetto è cresciuto talmente tanto che noi, Virtual Telescope, oggi ogni anno, pensate, permette di osservare il cielo in questo modo a circa 1,5 milioni di persone da tutto il mondo. La reputazione di un progetto nato a Ceccano ha suscitato ben presto l'interesse d'oltreoceano e così la NASA ha chiesto allo scienziato di diventare con la sua creatura partner ufficiale della 10ª edizione della Notte Internazionale della Luna, uno degli eventi scientifici più importanti del pianeta. Un'edizione speciale, quella del 5 ottobre, anche perché la scorsa estate si sono celebrati 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna con l'ormai leggendaria missione dell'Apollo 11. Dunque non solo ricerche e scoperte, ma anche divulgazione, condividere con il grande pubblico la scienza astronomica, ambito in cui il Virtual Telescope di Ceccano eccelle sul piano internazionale. La tecnologia permette di portare il cielo in diretta anche presso persone che magari per questioni personali non possono raggiungere remote postazioni dove ci sono telescopi magari più difficili da come accesso. E questo è, a mio parere, un aspetto straordinario, forse inatteso, nell'embrione, nell'ipotesi, nell'idea iniziale con cui tutto cominciò nell'agosto del 2006. Competenza e passione, un binomio che spinge lo scienziato Gianluca Masi ad alzarsi nel cuore della notte per ammirare le meraviglie del cielo, un colpo di fulmine che risale all'infanzia. Ricordo benissimo che avevo 5-6 anni quando l'apparizione alla sera di quei punti luminosi generava in me una grande curiosità. Mi capitò tra le mani proprio un libro dedicato al cielo per ragazzi e le immagini mi catturarono, i colori di quelle strane nuvole variopinte che a distanza di tempo avrei compreso anche nel loro significato scientifico, ecco, catturarono la mia immaginazione e da allora ho cominciato sempre più spesso, fino a non poterne più fare a meno, a guardare verso l'alto, a scrutare il cielo stellato. Numerosissime negli anni le scoperte di Gianluca Masi, alcune storiche per l'Italia, ma ce n'è una a cui lo scienziato è particolarmente legato. Il primo asteroide peraltro individuato nel Basso Lazio, a cui a distanza di tempo avrei dato il nome del luogo da cui è stato scoperto, che poi è il luogo a cui sono fortemente legato, il mio territorio. Ecco, Ceccano è ufficialmente presente nella cartografia celeste grazie a quell'astro scoperto il 15 febbraio 1998 dall'osservatorio astronomico che si trovava e si trova ancora proprio a Ceccano. Ceccano, appunto, è la scienza astronomica, un connubio che oggi anche la NASA ha sancito in attesa della prossima impresa stellare. Sono con noi questa mattina degli ospiti.